Comando Spaziale delle Nazioni Unite. Il Comando Spaziale delle Nazioni Unite, UNSC, è il braccio militare del sistema di governo umano, ma durante la guerra Omani Covenant ha operato in molti sensi come organo di governo principale. L'UNSC nacque dal bisogno, da parte delle Nazioni Unite, di risolvere militarmente una serie di conflitti che piegarono il sistema di Sol nella metà del XXI secolo. Mentre frielinisti e coslovani si davano battaglia l'un l'altro in una guerra di ideologie, l'UNSC riuscì a domare le molte forze in campo e a porre fine ai massacri in una serie di conflitti chiamati guerre interplanetarie. Per la fine del XXI secolo, l'UNSC divenne la singola entità militare che governava il sistema di Sol. Per quanto esteso e spesso burocraticamente goffo, l'UNSC è stato progettato per una cooperazione interdisciplinare ed eccelle nelle operazioni congiunte. Sussistono molte sovrapposizioni tra divisioni operative, ma data la natura dell'alto comando dell'UNSC, la cosa crea sorprendentemente poche emicranie dal punto di vista giuridico e protocollare. L'UNSC è suddivisa in forze di terra, UNICOM, e navali, NAVCOM. L'alto comando dell'UNSC, ICOM, è un piccolo gruppo comprendente gli ufficiali più alti in grado. Vi si riferisce talvolta anche come ammiragliato, ma si tratta di una definizione tecnicamente impropria, dal momento che l'ICOM include ufficiali sia di terra che navali, ammiragli, ammiragli di flotta, generali e comandanti in capo, che controllano le forze terrestri. Esistono meno di 20 membri nell'ammiragliato che lavorano a stretto contatto per pianificare missioni, stabilire obiettivi e assicurarsi di prevenire le guerre di quartiere sulle risorse e nella gerarchia di comando degli scaglioni inferiori. Comando Unificato di Terra. Il Comando Unificato di Terra, UNICOM, ha il controllo di tutte le operazioni di terra dell'UNSC ed è liberamente modellato sull'ormai defunto Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Il ruolo dell'UNICOM include, ma non è limitato a quello, le iniziative anticalamità, le operazioni di fanteria, le missioni di ricerca e ricognizioni e altre mansioni da battiterra. Le truppe speciali di guerra navale costituiscono un'eccezione e sono controllate dal NAVCOM. L'unità di base delle operazioni di terra è la squadra, che consiste di 12 soldati all'incirca. Le forze di terra sono ulteriormente raggruppate in plotoni, compagnie, battaglioni, reggimenti e divisioni. I numeri di unità nelle descrizioni sottostanti sono solo teorici. Ai livelli più alti, questi numeri includono una quantità significativa di personale di supporto per la logistica e l'amministrazione. Il comando navale dell'UNSC, NAVCOM, è composto da tre comandi principali: Comando Operazioni di Flotta, FLITCOM, Comando Operazioni Logistiche, NAVLOGCOM, e Comando Armi Navali Speciali, NAVSPECWEP. Gruppo operativo primario delle forze navali dell'UNSC, il FLITCOM supervisione e dispiego delle navi, la struttura delle missioni e le operazioni nello spazio, inclusi il trasporto truppe e le operazioni sul campo. Il NAVLOGCOM supervisiona la costruzione, la manutenzione e la distribuzione dei materiali bellici, inclusi navi, munizioni, parti di ricambio e razioni. Armi navali speciali, NAVSPECWEP. Master Chief è legato a questo gruppo, in possesso di una grande flessibilità operativa e di comando. Questo ufficio risponde tecnicamente sia al NAVCOM che all'UNICOM, sebbene nella pratica l'UNICOM abbia la supervisione primaria sulle tecniche di guerra speciali. Ufficio dell'Intelligence Navale, ONI. L'Ufficio dell'Intelligence Navale, ONI, è il braccio del NAVCOM deputato alla raccolta e all'analisi delle informazioni. In realtà, tuttavia, le operazioni dell'ONI coprono un campo molto più vasto della semplice decifrazione e del servizio di intelligence. L'ONI è dimora dei protocolli di sicurezza più labirintici e impenetrabili della Marina, creati per mascherarne le operazioni segrete. Nonostante l'ONI sia tecnicamente parte della struttura di comando del NAVCOM, molti dei mandati e delle direttive dell'organizzazione arrivano direttamente dall'ICOM o da più in alto ancora. Gli ufficiali superiori del NAVCOM sono spesso all'oscuro delle attività dell'ONI, il che ha portato a un rapporto di estrema avversione tra le frange alte del NAVCOM e l'ONI. I progetti Orion, Spartan 2 e Mjolnir
sono tutti programmi che originano dalle operazioni di ricerca e sviluppo dell'ONI. Il Castle è il quartier generale di massima sicurezza dell'ONI, situato in profondità sotto le Island Ridge, nel sistema di Epsilon Eridani. La Beta 5 è la branca di ricerca e di sviluppo dell'ONI, nonché uno degli aspetti più gelosamente custoditi dall'organizzazione. Occupa un'intera ala del Castle, oltre a molti laboratori distaccati e installazioni di collaudo sparse nello spazio dell'UNSC. Sezioni dell'ONI. L'ONI si compone di più divisioni chiamate sezioni, ciascuna con le proprie responsabilità individuali. Sezione 0. La vera natura e le attività della Sezione 0 sono altamente confidenziali e sconosciute al di fuori della gerarchia del comando dell'ONI. In effetti, gran parte di quel che la gente pensa della Sezione 3 è vero anche per la Sezione 0. La 0 è essenzialmente una divisione investigativa interna che sorveglia le altre attività dell'ONI. La Sezione 1 è il ramo principale dell'ONI e quello più utilizzato dall'UNSC. Le informazioni diffuse dalla Sezione 1 includono gli avvisi di evacuazione dalle colonie e i dispiegamenti delle forze Covenant. Sezione 2. La Sezione 2 è il ramo di propaganda dell'ONI, è responsabile della gestione della comunicazione tra i mondi delle colonie ed elimina o sparge le voci, impedendo la circolazione di informazioni che possano rivelarsi deleterie per il morale della popolazione. La Sezione 2 è stata responsabile della diffusione pubblica delle informazioni sugli Spartan 2. Una volta resa pubblica l'esistenza degli Spartan, la Sezione 2 dovette mantenere intatta la loro aurea quasi mistica all'interno dell'esercito, elencando le vittime come dispersi, nella convinzione che le notizie di perdite tra gli Spartan si rivelassero un colpo troppo grande per il morale già vacillante dell'UNSC. Molti abitanti delle colonie interne erano infatti ignari di quanti vicini fossero i Covenant a vincere la guerra. La Sezione 3 è la sezione dei progetti speciali, responsabile dei vari progetti Spartan, del programma Mjolnir e di molti altri progetti confidenziali. Si tratta essenzialmente della divisione addetta alle operazioni speciali. I segreti di cui l'ONI è in possesso sono la chiave della sopravvivenza continuativa dell'UNSC e della Terra. Nella gerarchia del comando militare, i progetti della Sezione 3 sono generalmente ben noti per il loro successo, come per il programma Spartan 2. Amministrazione militare coloniale. L'amministrazione militare coloniale venne creata dal Governo Unito della Terra nei primi anni del 2300. La sua missione originaria era servire da corpo di controllo per le navi e le forze di terra dell'UNSC riassegnate alle operazioni di difesa delle colonie. Tuttavia, con gli anni, venne gradualmente usurpata dall'UNSC. Il servizio sulle colonie era essenzialmente una funzione cerimoniale intesa a placare le paure di pirati e predoni provate dagli abitanti di quei mondi. Dunque l'UNSC pensò che un comando separato, il CMA, sarebbe stato sufficiente ad amministrare queste attività meno importanti. Al tempo, NAVCOM e UNICOM ritenevano che le proprie risorse fossero meglio spese in attività all'interno del sistema di Sol. Quando le colonie si diffusero e divennero vitali, NAVCOM e UNICOM tentarono di sciogliere il CMA e di usurparne il ruolo in più occasioni, ma il comando coloniale era irremovibile dalla protezione del proprio quartiere. Il loro statuto, approvato dall'UNSC, lasciava poco spazio per le manovre esterne. Anche così, negli anni 2400, NAVCOM e UNICOM operavano attorno alle colonie interne accanto al CMA. In risposta alle ingerenze di NAVCOM e UNICOM, il CMA rese le colonie esterne sue province e tese ad assegnare il grosso delle forze alla periferia e ai mondi di confine. Attinsero gran parte delle reclute dalle colonie e i loro soldati si consideravano spesso degli uomini di frontiera, più impavidi e avventurosi delle loro controparti nell'UNSC. Col diffondersi dell'umanità, il CMA fu in prima linea e aiutò i coloni a colonizzare nuovi pianeti, proteggendo i cittadini dall'illegalità nelle aree scarsamente popolate. Nei tardi anni 2400 iniziò a propagarsi la guerra attraverso le colonie e cominciarono a svilupparsi delle tensioni nella gerarchia militare. I soldati del CMA tendevano a simpatizzare con i problemi dei coloni, mentre NAVCOM e UNICOM erano più leali alla Terra. Il lancio da parte del CMA del progetto Orion nel 2491 destò non poca preoccupazione, dato che il suo intento era sviluppare una genia di soldati più resistente e abile, in grado di gestire meglio le difficoltà del servizio sulle colonie. Nel 2492 i secessionisti di Eridanus iniziarono una campagna di violenze
contro il loro governo finanziato dalla Terra, utilizzando equipaggiamento fornito da traditori all'interno della milizia, da molti creduti membri del CMA. La colonia si appellò all'UNSC per avere assistenza e l'ICOM dispiegò un gruppo di battaglia che schiacciò la ribellione, per quanto non tanto definitivamente da evitare continui dissensi. Ciò fu considerato l'inizio della fine per la milizia coloniale. Nei successivi decenni, infatti, con la scusa di problemi di sicurezza, l'UNSC trasferì gradualmente le risorse del CMA sotto il controllo di NARCOM e UNICO, relegando il CMA alla pattuglia sulle colonie più distanti e al supporto logistico di stazioni remote. La divisione Beta 5 dell'Ufficio Intelligence Navale assorbì avidamente i resti del progetto Orion, sebbene i suoi tempi di risultati ne scoraggiassero ulteriori sviluppi in quel periodo. Dopo la perdita dei contatti con la colonia di Harvest, il CMA inviò una nave, la Argo, a indagare. Fu sempre un gruppo di battaglia del CMA a seguire l'Argo quando la nave non fece rapporto. Tuttavia, una volta ricevuto il messaggio di Covenant, tutte le forze di combattimento del CMA vennero immediatamente poste sotto il controllo di NAVCOM e UNICOM per tutta la durata della crisi. Questa riassegnazione diventò a tutti gli effetti permanente col perdurare della guerra Covenant e per il 2552 l'amministrazione militare coloniale era ridotta a poco più di una flotta di navi boa ausiliarie e a remoti depositi di carburante gestiti da veterani feriti e da riformati dal servizio sul campo.